La vita è una dipendenza, hai detto. Che cosa significa? Ma secondo me la vita è una serie di dipendenze. Tra una dipendenza e l'altra c'è la ricerca dell'autonomia. Cioè credo che si inizia, no? Beh, c'è una dipendenza che è primaria. Sei in grembo alla madre, ti nutri perché lei ti nutre, poi nasci e lei ti nutre e si prende cura di te. E quindi quella è una situazione di dipendenza che nei cuccioli dell'uomo è lunghissima, nel senso che dura per tanto, tanto, tanto tempo. Per gli altri animali si fa prima, sì. Ma gli esseri umani no, per tanto tempo sono indipendenti. E questa per tutta la vita subentano altre dipendenze? Io direi che se piano piano non si conquista gradualmente un'autonomia, cioè una capacità di gestire le dipendenze che verranno, si rimane a giocare con le dipendenze che iniziano all'inizio della vita. Se si continua a giocare con le stesse dipendenze, che diventano dipendenze da adulti, ma assomigliano alle dipendenze dell'infanzia. Bene. Allora, momenti difficili e il tema di questa sera d'Areme. I nostri ospiti sono Barbara Alberti, bentornata, come stai? Tutto a posto? E bentornata anche a Lori del Santo, che non vedevamo da un po' di tempo, sì, e ci sei mancata. Parecchio. E facciamo entrare Gabriella Marazzi, prego. Buonasera Gabriella. Buonasera. Ciao. Ciao. Tutto qua? Sì. Allora, di chi sono questi occhiali da sole? Miei. Sempre qualcosa per il posto. Allora, Gabriella, lei è una pittrice e una scrittrice. Sì. Fondamentalmente pittrice. Pittrice. Ci tengo a precisare. Però ci sono due libri, uno appena uscito e uno in prossima uscita in questo momento. Sì. È rimasta vedova molto giovane con due figli, poi ha vissuto una grande storia importante d'amore con Giulio Mogol, di cui è stata compagna, e dal quale ha avuto un altro figlio, il quale dopo la vostra separazione è andato a vivere con il papà, con Giulio. Ecco, questo perché lei viveva una situazione abbastanza particolare in quel momento, con il suo primogenito Pietro, e così. Ecco, iniziamo a parlare di quello che è successo con Pietro. In quel momento. Bisognerebbe partire prima di Pietro, perché Pietro ovviamente... gli squilibri di Pietro sono partiti sicuramente dal matrimonio infelice che ho avuto col padre, per Marazzi. Cui sì, con Pier Giorgio, noi eravamo giovanissimi, ci siamo sposati veramente molto giovani, eravamo due ragazzi praticamente in fuga dalle loro famiglie perché avevamo dei problemi e credevamo che unendoci potevamo aiutarci, però... L'amore ci salverà. Sì, purtroppo quando ci sono persone che escono da famiglie problematiche, loro stessi sono due persone problematiche. Certo. Per cui ci vuole una persona più solida per aiutare l'altro. Evidentemente noi non ci siamo avvicinati, ci siamo allontanati in questa crescita, anche perché io sono la più solida dal momento che sono qua a raccontare la mia storia, mentre Pier Giorgio è morto prematuramente, morto molto giovane. Quindi questo bambino che come primogenito, sicuramente i primogeniti pagano di più, perché crescono nelle insicurezze di genitori troppo giovani, perché vivono forse le ambizioni dei loro genitori e soprattutto questa infelicità che c'era tra noi. E da lì è partito, io credo, il primo grande problema di mio figlio. E lo associa, Gabriele, alla scomparsa del papà, al momento, diciamo, traumatico? Sì, perché Pietro non ha voluto credere che il padre fosse morto per tanti anni. Cioè, quanti anni aveva? Scusa. Aveva 10 anni, per cui pensava che il padre lo avesse abbandonato e rifiutava l'idea della morte. Uh-huh.
rifiutando l'idea della morte, si è creato un mondo suo molto chiuso, si è proprio imprigionato dentro un mondo virtuale nel quale era molto difficile entrare. Io sono colpevole, sempre ancora colpevole, che mi prendo poi in fondo tutte le colpe, se colpe sono, di non essere riuscita a dare a mio figlio un padre poi in un futuro. Cioè, la mia storia privata, la sua storia con Mogol non è stato per Pietro una possibilità? No, perché praticamente i primi anni si sono stati sereni, sono stati anni buoni, costruttivi, di passione, d'amore tra me e Giulio. Però poi si è rotto qualcosa, noi non dominavamo le nostre emozioni, eravamo due personaggi molto emotivi, non che dobbiamo sopprimere le emozioni, certo. Caterina, perché tu sai che sono il battito cardiaco della vita, certo. Però bisogna tenerle un po' sotto controllo, altrimenti ti travolgono. Quindi questo primo figlio tuo, dalla morte del padre a questo altro rapporto, insomma, è stato... Non gli ho dato un riferimento per farlo diventare adulto. Non sono stata in grado di creare un'armonia familiare o anche di struttura mia personale come donna, perché ero talmente presa da questo amore. Poi c'erano anche altri due bambini, certo. Per cui tutto questo ha creato sicuramente mio figlio delle grandi insicurezze, che però non sono state avvertite allo stesso modo dai tuoi altri due figli. No. E quindi probabilmente adesso azzardo qualche cosa, ma forse perché Pietro è il più fragile, il più sensibile. C'è un destino genetico, c'è comunque sicuramente qualcosa. Barbara, credo che tu hai qualcosa da dire a proposito della colpa. No, del senso di... adesso sorrido perché mi guardi. Sì, no, ma è giusto. Del senso, tu affermi che il senso di colpa forse è un po' esagerato in noi madri verso i figli? Sì, come responsabilità nei confronti di quello che poi... Ma io, per quello che conosco la storia della signora, non so se posso dirlo, è stato quasi un suicidio quello di suo marito, cioè nel senso che non si è voluto... Allora, diciamo che la malattia è stato un dono che lui ha ricevuto perché... come una guarigione, perché Pier Giorgio in effetti aveva questo male di vivere, per cui la malattia, chiamiamola destino, chiamiamola poi aiutata da lui stesso, perché quando una persona ha questo male di vivere dentro si porta inevitabilmente verso una distruzione. A un certo punto Pier Giorgio ha chiuso la porta, ha gettato le chiavi e nessuno è più riuscito ad entrare, quindi la malattia sicuramente per lui è stato un dono, è stata una guarigione. È entrato nella quiete dopo la tempesta. D'altronde la voglia di vivere, cioè l'amore per la vita, non è una virtù, non è neanche un dovere, è una fortuna, voglio dire, che ce l'hai, che non ce l'ha. Ma dico che la domanda che mi facevi, Caterina, è appunto sul senso di colpa dei genitori. Genitori. È giustificato al 100% tutta questa coppia? Ma secondo me il senso di colpa il genitore lo dovrebbe... Dare. Scusa. Sì. Lo dovrebbe avere quando mette al mondo un figlio. Perché comunque noi figliamo per egoismo, vero. Non c'è niente da fare, il figlio lo facciamo per noi, non lo facciamo certo per lui. Poi la natura è abile, perché ti fa fare appunto il figlio per egoismo, poi fa sì che invece tu ti occupi di un altro, voglio dire. Quindi lì dovremmo avere il grande senso di colpa, di buttarlo. Però una volta che sei madre e padre, a me piaceva discutere da signora per un fatto, perché io non faccio che sentire nei talk show, nei giornali, un sacco di persone che dicono io ho un rapporto perfetto con i miei figli, ma sono sciocchezze. Cito me stessa, figliare è errare. Io sono convinta che una volta che tu l'hai fatto, cioè con tutte le nostre povertà cerchiamo di fare il meglio possibile, ma poi crogiolarci, tra l'altro i genitori di oggi non solo sbagliano, ma affliggono anche i figli e gli altri, col senso di colpa tra l'altro, no? Si affliggono pure i sensi di colpa, almeno sta zitto, voglio dire, ecco, quindi secondo me, e poi noi abbiamo proprio un senso di colpa verso i giovani. Voglio dire, per esempio, un ragazzo si droga, di chi è la colpa? Della società, della televisione? Si droga anche perché vuole drogarsi. Due ragazzi uccidono la madre e il fratellino di lei? Una sarabanda di cervelloni per tutta l'Italia, la colpa è appunto TV, educazione, della madre, come se si esistessero i genitori perfetti, appunto. La colpa è di tutti, meno che di questi due vigliacchi che hanno dato 100 coltellate a due persone, a due persone indifese. Allora voglio dire, che cosa è? Abbiamo tanto senso di colpa noi adulti che cerchiamo di scagionare noi stessi, facendo dimenticare ai giovani che esiste la responsabilità individuale. Io credo fermamente che noi siamo il prodotto della società, ma anche del libero arbitrio. Va Davanti bene. A Dio rispondiamo per conto nostro. Allora, non ci portiamo dietro poi la società.
penseremo anche ad allargare il discorso con la nostra saggia di questa sera. Gabriele, come ti sei accorta che tuo figlio usava sostanze stupefacenti? Ecco, come è avvenuto questo impatto? Guarda, è un impatto che piano piano, poi di colpo appare il mostro. Cioè, io mi sono accorta da certi comportamenti assolutamente rivelatori, perché quando un ragazzo non ha più voglia di studiare, quando non dormi più la notte ma dormi di giorno, e poi mi è bastato guardarlo negli occhi, perché erano occhi assenti, erano occhi sicuramente esausti, erano occhi non di un ragazzo, non di un bambino. Ecco, no? Tu da quel momento lì in poi che cosa hai fatto? Come hai cercato di... Ho sbagliato tutto. Cioè, cosa hai fatto? Cioè, si sbaglia sempre comunque, perché se lo perdonavo mi colpevolizzavo di averlo perdonato. Se usavo la strategia dell'allontanamento, dell'indifferenza o della comprensione, comunque sbaglia, perché la droga isola. La droga è un grande isolamento tra due persone, chiunque esse siano. È una specie di esilio, a volte con ritorno, a volte senza ritorno. E quindi cosa puoi fare tu? L'unica cosa che puoi fare, essendo tu che conduci da condottiero, impaurito tra l'altro, e devi dimostrarti forte, devi dimostrarti una persona che non trema, ti devi dare anche un'immagine, una formula vincente, l'unica cosa che hai è di fargli sapere che tu lo ami, che tu gli vuoi bene, altrimenti sei una mamma fallita in questo senso, se non sei riuscita a far sentire a tuo figlio che comunque al di là di tutto l'hai amato e lo ami, nonostante il suo smarrimento e la sua caduta verticale. Insomma. Ecco, tu hai detto, io spesso mi sono trovata nel parco con gli spacciatori, sì. Cioè, come ci si arriva a questi estremi, diciamo? Ma guarda, ci si arriva perché io vedevo mio figlio in condizioni proprio devastanti, per cui a un certo punto io ho detto vado a parlare anche con questi responsabili, tra virgolette, perché come diceva giustamente Barbara, c'è il libero arbitrio, ma a 15 anni è difficile avere la responsabilità, di capire la responsabilità di ciò che fai, no? E poi la dipendenza, la necessità ti porta al basso. Io ho avuto il privilegio di avere un benessere economico, attenzione, per cui ho potuto evitare forse dei drammi peggiori. Non voglio dire che il denaro risolve questo problema, però non c'è un taglio finanziario, cioè davanti alle tragedie umane siamo tutti uguali. Ma in che senso allora dice che il denaro ti è stato aiuto? No, il denaro, tu pensa appunto a certe situazioni di ragazzi che picchiano i genitori, che uccidono, che non lo so, sono disposti a tutto senso, per procurarsi la droga. Ecco, il denaro ti può arginare determinate situazioni di maggiore, ecco, drammaticità, insomma. Che cosa hai fatto? Quali cure hai cercato di trovare per cercare di portarlo fuori, di farlo smettere? No. Comunità, medici, non ha voluto entrare cliniche. In comunità, mio figlio, no. Io ho parlato con tutti, direi i capi carismatici di queste comunità. Sono stata Muccioli, che è stato l'unico che mi ha dato una grande credibilità, grande uomo. Sul furio, se vogliamo, però assolutamente, pensa, persino ingenuo, poi tradito dai suoi stessi figli, però Pietro non voleva, io quando sono andata da lui mi ha detto, ma signora, poi siamo passati al Gabriella, mi ha detto, ma sei tu quella che devi entrare o tuo figlio? Dico, no, purtroppo è mio figlio, ma Pietro ha rifiutato le cure, e lui quindi, vuole vivere questa vita. Quanti anni sono durati questi anni di tossicodipendenza? Allora, e che tipo di rapporto avevate in quel periodo? Ecco, era un rapporto molto conflittuale, perché lui vedeva in me uno specchio della sua coscienza, perché ovviamente io non potevo sopportare come madre accettare questo. Abbiamo vissuto dei momenti durissimi, dei momenti di grande commozione, perché ci sono stati anche dei momenti di grande tenerezza. Poi piano piano, col passare del tempo, Pietro è migliorato, c'è stato come una specie di miracolo. Dopo quanto tempo? Ma dopo tanti anni, otto, nove anni, sì. Per cui ora è un ragazzo grande, un ragazzo adulto, sta meglio, però io vorrei dire questo, non potrei mai trasmettere certezze, sarebbe un atto di presunzione, cioè chi vive e ha vissuto questa esperienza, secondo me non ne può uscire mai per tutta, è una spada di Damocle che tu hai sulla testa.
Per cui, sì, la speranza, c'è una speranza, forse se mi inviti fra 5 anni, Caterina, potrei dirti qualcosa di più. Spero di avere buone notizie. Spero. Esatto. Senti, come è riuscita a migliorare? Che cosa è stato lo scatto? Che cosa è avvenuto? Una ragazza, c'è stata una ragazza che gli ha dato l'illusione di una normalità, poi gliel'ha tolta, gliel'ha sottratta, gliel'ha scippata, però c'è stata questa grande promessa che evidentemente in quel segmento brevissimo di tempo per lui è stato comunque positivo, gli ha dato la sensazione di essere un uomo amato, di essere un ragazzo che poteva vivere la vita degli altri. E perché non ha funzionato poi alla fine? Perché la ragazza lo ha lasciato, poi lo ha ripreso, poi l'ha lasciato, per cui poi diventa una cosa che ti fa più male che bene, insomma. Però non ha funzionato come avrebbe dovuto, però un piccolo miracolo c'è stato. Ecco, tu parli appunto di una sorta di illuminazione, esatto, di miracolo. Sì, c'è una luce in fondo al tunnel, perché Pietro sta molto meglio. Sta molto meglio. Sì, 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 assolutamente. Però non mi sento di trasmettere una certezza, una speranza comunque, perché si vive sempre allerta, insomma, ti mette sempre in una situazione di guardia. Allora, lui la sta guardando? Senz'altro, ed è un messaggio che soprattutto faccio per lui. Poi proprio in questo libro, Nafra, che con spettatori... Ma lo sapeva che veniva a raccontare di lui? Sì, sì. Ah. Anzi, mi ha passato addirittura, però lui l'ha fatto in maniera più scientifica, mi ha passato tutto un trattato sulla droga, sugli oppiacei, su come inizia questo processo, ma più sull'affatto chimico. Però c'è stata una frase molto bella che mi ha detto: la cocaina ti ruba l'anima. E il fatto che l'abbia scritto mi ha scritto: la cocaina ti ruba l'anima, e questo lo dico a tutti i giovani come me. Quindi è stata una cosa molto bella, insomma, bene, scritta da mio figlio. Adesso parliamo un po' delle altre storie. Ecco, Lori, tu hai avuto momenti difficili, uno in particolar modo con un figlio perso, purtroppo in condizioni drammatiche. Ecco, come riesci a superare i momenti duri, i momenti più difficili? Tu hai un carattere forte, credo. Sì, ho provato per la prima volta che il dolore... Io non sapevo, pensavo che il dolore fosse un'emozione intensa, però non fisica, a livello proprio quando ti senti, non so, il cuore che sta male, soffre, è malato. Io non sapevo di avere un vero cuore, dicevo: dov'è il cuore? Qui, sai, si scherza, è più su, più giù. No, proprio senti dov'è, si comprime ed è un dolore intensissimo e non ci sono medicine, non credo che ci siano medicine, è un dolore fortissimo. È difficile, è molto difficile, soprattutto quando si parla di figli. Come hai superato questo? È stato, diciamo, è una frase. Sì. Bisogna decidere, c'è un momento e devi decidere. O vuoi vivere o non vuoi vivere, però per te stessa lo devi decidere. Se decidi di vivere, hai fatto una scelta, deve essere decisa, non deve essere incerta, perché altrimenti hai deciso non di vivere ma di soffrire tutta la vita. Senti, l'accettazione, tu parli di accettazione del dolore, ora è un concetto quasi filosofico, no? A volte non è possibile, a volte ci sono dolori tali e sofferenze tali per cui anche la mente è travolta, non soltanto il cuore, come dicevi tu, ma certo, tutto è l'accettazione travolto. Anche dell'ingiustizia è insopportabile. Insopportabile. E allora dove si trova questa forza? Dove l'hai trovata te? Negli occhi, cioè, secondo me, guardando la natura, per esempio, il mondo, il sapere, voler sapere di più. Io ho sempre pensato che se qualsiasi incidente ti distrugga, perdi le gambe, perdi tutto, però se ancora puoi avere gli occhi e puoi leggere, puoi imparare ancora qualcosa di nuovo, una scoperta, una cosa che non sapevi, vale la pena di vivere, secondo me.
Ecco, tu hai detto: voglio dimostrare agli altri di essere una donna onesta e che ha sbagliato, e forse seguitato anche a sbagliare, ma che è stato solo per un errore umano. Ecco, perché senti questa necessità del consenso altrui, o comunque di dimostrare di essere una donna onesta? Ecco, perché questo tuo desiderio di dimostrare una cosa evidente, voglio dire, perché? Cosa ti preme? Quanto contano gli altri, ecco, in questo senso? Perché tutta la mia vita ho sempre vissuto a disagio rispetto appunto a questo punto. Io ho sempre pensato di essere molto onesta, addirittura troppo, quasi. E se ho sbagliato, comunque ho sbagliato perché non è una dote naturale che avevo di essere più perfetta, ma ho sempre teso alla perfezione. Ma, per esempio, mia madre mi ha sempre macellato di frasi drammatiche che mi rimbombano nella mente ogni tanto. Tipo cosa? E non posso dimenticare, tipo 5 giorni fa, sempre perché non è mai contenta di qualsiasi cosa io faccia, qualsiasi, cioè niente, non va bene nulla, Dio ti punirà, vedrai, io me lo sento, io lo sento perché tu stai sbagliando, perché tu non stai facendo le cose, vedrai. Ma io non so se sia una questione di religione, forse la religione talvolta ti spinge alla fine per vincere sugli altri, quando non riesci a vincere tu con le tue parole, con questa frase dire vinco io, perché vedrai che un giorno ti succederà qualcosa. Ecco, scusa, io non so, Lori, forse ma... ho pagato già abbastanza, ho risposto, forse ho pagato per tutte le cose sbagliate che ho fatto, o forse devo ancora pagare, non lo so. Vedremo, però sono pronta a tutto, forse ho già sofferto abbastanza e qualsiasi cosa succeda ancora non soffrirò più, forse sono già anestetizzata, non lo so. Senti, ma come mai, come spieghi questo astio di tua madre nei tuoi confronti? Da dove nasce? Che cos'è che fai di sbagliato? Cosa hai fatto di sbagliato ai suoi occhi? Ma non credo che sia un astio, credo proprio che sia il suo modo di essere, forse... Penso che la religione l'ha costretta ad essere così. No, più sono cattivi e più pensano che Dio sta con loro. Loro sono le persone giuste che sanno e comunque tu soffrirai e comunque Dio ti punirà. Va bene, ma scusa, allora non riesco a capire di che cosa ti imputa tua madre. Ma per qualsiasi cosa, cioè delle scelte per i miei figli, qualsiasi cosa decido per loro. Secondo lei l'unica cosa importante giustamente sono i figli, ma io non sono importante, anche io sono una figlia, certo. non ho diritto a un momento di comprensione, di carineria, di come dici tu, di comprensione, no, solo loro contano e io devo essere una schiava ai loro, cioè la loro schiava, e devo fare tutto quello che è solo nel loro bene e io non esisto più. Cioè, non so, è un concetto strano, e forse perché lei si è sacrificata tutta la vita per crescere noi due, ma è sbagliato, io l'ho detto, non si deve sacrificarsi tutta la vita per dei figli, perché poi il tuo sacrificio magari non è apprezzato, perché quello che ha fatto lei io avrei fatto diverso. Certo. Secondo me il suo sacrificio non ha fatto altro che spingermi verso la fuga, la fuga verso la libertà. Certo. Senti, ha a che vedere anche con il tuo mestiere di attrice? Con qualsiasi cosa, sì. Io non rappresento giustamente la classicità in tutto quello che penso. Ho sempre cercato di essere originale e di vedere al di là di quello che ti insegnano, di quello che c'è scritto. Ho sempre cercato di essere me stessa. Forse ho sbagliato in questo, ma io ci tengo molto ad essere me stessa, ad essere originale in quello che penso. Non penso che questo sia un errore, penso che questo sia proprio il senso della propria esistenza, di dire quello che penso, quello di cercare di essere se stessi, per esempio, di conoscersi. Io dico quello che penso, mi dicono, mia sorella fa, ma perché vai in televisione e dici le cose che dici? Ma scusa, ma cosa dovrei dire? Qualcosa che non penso solo perché ha così tutte, non so, le donne che lavorano a casa o le pensionate o magari hanno un'opinione migliore di me. No, io dico quello che penso perché quello che penso è una sintesi di quello che ho provato nella mia vita e delle mie sperimentato, esperienze. Sperimentato, certo. Senti, hai parlato anche di persone negative che ci circondano, ecco, questa percezione della negatività, tu mi dai la sensazione di essere, non dico ingenua, ma un po' naïf, in francese ha un significato, candida, ecco, forse è la parola più giusta, e quindi hai avuto problemi con questo tipo di negatività, di persone che... Sì, persone negative ce ne sono tante. E sono sempre lì, sono dietro di te, sono delle ombre e è per questo appunto che bisogna essere forti. Le persone ti possono buttare giù fino a farti fallire in qualsiasi obiettivo tu hai. È incredibile il potere che hanno queste persone, le frasi che dicono,
è incredibile, io trovo essenziale. Io ho visto anche appunto un centro, ma un'intervista dove spiegavano la questione di Bin Laden, la madre, l'unico figlio, loro erano stati sempre diciamo allontanati dalla vita comune, erano quelli che nessuno voleva, loro hanno fatto questa, avuto questa personalità, creato questa personalità diversa, hanno maturato quasi un frutto insieme e ancora insieme sono, e ho visto che è incredibile questa storia. Tu da cosa adesso riesci ad avvertire questa negatività, come la percepisci e come te ne difendi? A volte penso che il mondo è lì proprio per ucciderti, non lo so, per buttarti giù talvolta, e non lo so, sono tutti lì che cercano di invidia forse. Non lo so, forse tanta gente invidiosa, tanta gente che vuole vedere gli altri giù, così loro forse si sentono hanno più un punto forti. In più, sì. Ma io è un po' mania persecutoria, a volte diventa un po' nemico. Ma c'è gente, dentro c'è di noi, gente, molta gente che sì, gioisce delle disgrazie altrui, è inutile negarlo, vero, questo ma direi. Allora, è uno dei più frequentati sport umani, voglio dire, perché chissà anche noi che facciamo le buone, ma sì, non siamo buone, non siamo sante o perfette, no, nessuno. Scusa, che dicevi? No, non credo, però, che siamo buone né sante, cioè, però perlomeno siamo consapevoli, è già un passo avanti, ecco, però su questo. Poeta diceva non ti curare. No, non è una battutaccia, è vero, no, che uno dice, guarda quante queste brave ragazze al salotto di Arem. Hai mai notato, Caterina, che quando chiedi a una persona qual è il tuo difetto, tutti ti rispondono, io sono troppo buono, io sono troppo ingenuo, io sono una persona. Chi dice troppo buono è cattivo, beh, perché già, se è troppo esatto, buono sarebbe bene non esserlo. È quello che ti perché sto non dicendo, ci può essere buono perché intendersi. Brava, sì. Ecco. Brava, sì. Allora, Barbara, andiamo a te, ecco, qual è stato il momento più difficile della tua vita? Io lo so. No, io no. Parliamone. E invece sì, allora lo dico io? Se vuoi. Tu hai parlato di un grande, infelice amore buio. Sì, ma non è stato il periodo, non è stata la prova più dura, voglio dire, ne ho avuto delle altre. Sai cos'è il punto? Che le prove più dure sono quando deludi te stesso, questo è il punto. Quando ti viene da un altro, questo era un amore non corrisposto. E era una grande dannazione, era una cosa che mi ha fatto addirittura accarezzare il suicidio, che per finta, perché è sempre un comodo pensiero. Parliamoci chiaro, è l'unica vera libertà concessa all'uomo. C'è un mio personaggio che poi non si suicida, ma che dice: il suicidio è l'unico patrimonio non deperibile della condizione umana. È una grande affermazione di sé, voglio dire. Quindi era una cosa che si accarezza, e ho pensato a questo. Però ecco, in ogni caso c'è una gloria in una cosa che non dipende da te, non so se mi spiego. Sì. Puoi arrivare all'estremo, però comunque non sei corrisposto, questo solo il Dio può, voglio dire. Quindi sì, è stato un momento difficile perché era buio, come hai detto tu. Non vedevo l'uscita. Volevo eliminare me per eliminare questa teorema impossibile, perché poi tutti sappiamo, l'emisfero destro sa tutto, sa che è una sciocchezza, sa che è un'ossessione, sa che basterebbe fare così e finirebbe tutto. Ma il sinistro se la spazza, ecco, alle tue spalle. E tu come lo hai addomesticato, questo amore buio? Come ne sei uscita? Non l'ho addomesticato, l'ho vissuto fino in fondo, fino a schiantarmi, e poi c'è gente che si salva tirandosi indietro. Per me questo è così, ognuno è fatto, è buttarsi fino in fondo, e poi se non muori ti spacchi tutto, poi ti rimetti. Vivere fino in fondo è l'unico modo, secondo me, per affrontare sia i dolori e sia. Però è molto rischioso, perché fino in fondo può voler dire che non ce la fai. Ecco. Poi vuoi, appunto, ma tanto, appunto, come si può è sempre essere detto, un non ritorno. Senti, questa è una mia considerazione. Spesso in amore, appunto, noi donne cerchiamo un'antica sofferenza, come se fossimo convinte che l'amore sia sintomo di dolore. E quindi tendiamo a ripetere questa ricerca che ci porta al dolore. Tu pensi di far parte di quella tipologia di donne? No, assolutamente no. A me piacciono i galantuomini fantasiosi. Mi diverto infinitamente con l'uomo buono, che vuol dire, che non vuol dire scemo, perché in Italia tutto, cioè no, noi, la nostra cultura moderna, buono vuol dire scemo. No, è una forma, è il lusso dei forti, voglio dire. E quindi mi diverto immensamente perché questo, cioè chi è umorista, chi è generoso, ha delle chance infinite, il cattivo è sempre uguale. Devo dire però che nella rubrica che tengo su Anna io ricevo milioni di lettere di donne, dunque se comincia il mio ragazzo è meraviglioso, perfetto, eccetera, vuol dire che ha le corna. Appena ti descrivono un uomo meraviglioso,
guarda caso ce l'hanno per tradirlo. Mentre invece se comincia lui in mascalzone, mi distrugge, mi picchia, mi tradisce, eccetera, non posso fare meno di lui. Questo è un mistero, ma per me Sadoché, cioè, voglio, esiste anche la coprofilia. I gusti sono infiniti, voglio dire, per cui non posso giudicare il gusto di un altro. È un gusto molto diffuso, per me è misterioso, però aguzzini, scatenatevi perché è il vostro momento. Devo dire la verità che c'è una richiesta degli aguzzini, vanno a ruba. Non so, mi chiedi perché? Chiedilo alla saggia misteriosa. Lo chiederò sicuramente alla nostra però saggia. Però posso fare una piccola chiosa su quello che ha detto Lori. No, mi ricordavo. Che ha detto Lori, intanto mi è piaciuto perché questa specie di angelo da cattedrale, severa. La sua mamma sarà, ci sono i torturatori. A me sempre suona, una ragazza mi ha scritto, dice, mio padre è tanto cattivo, gli ho chiesto, ma perché sei così cattivo, papà? Lui mi ha risposto, Dio ha fatto i buoni e i cattivi, a me mi ha messo tra i cattivi. E i torturatori lo sono sempre, però prima parlavamo di droga, e volevo fare una piccola chiosa su questo. Caffè, sigaretta, alcolici, nicotina, medicine, metà della gente per bene è drogata di psicofarmaci. Voglio dire, tutti noi siamo drogati in un modo o in un altro, anche per parlare soltanto del fatto chimico. Per convenzione, poi, si parla di droga in senso in quelle non protette, non legali, anche se sappiamo benissimo, come è noto, che una bottiglia di vodka a 15.000 lire, se la bevi tutta ti ammazzi, mentre la marijuana non ti ammazza. Ecco, questo volevo solo. E poi appunto è anche una pratica pietosa certe volte, perché o soffri nel corpo, o soffri nello spirito, magari è come darsi una padellata in testa, voglio dire. Io sono per l'uso totalmente aristocratico delle droghe, perché sono pochissimi quelli che possono usarle senza far male, anzi con un allargamento della percezione, come Freud. Posso immaginare che lui la cocaina faceva benissimo. Se per assurdo si drogasse la Levi Montalcini, sarebbe più intelligente. Se si droga un cretino sarà cretino il doppio, sì, se si droga un confuso purtroppo se la droga il doppio. Un asino, ragno, il problema è la sostituzione, quando si cade nel vuoto, quando sei ragazzino, infatti basta. Va bene, questa è una tua affermazione che io non condivido. No, ma dico che devono farlo. Dico certo, credo che sono comunque, anche che comunque sia un danno e tutto quello che può danneggiarci è da evitare. Beh, sì. Gabriella, però allora, anche tu attribuisci la scelta della droga da parte di tuo figlio per una sorta di protesta in qualche modo, una ribellione, sì, più che una disperazione? Sì, può anche esserci un atto d'accusa dentro questo, o forse c'è anche un destino, una nemesi storica, è un fatto anche genetico, certe scelte si fanno perché sono già dentro di noi, c'è già un coro di destini, no? Sì. Che ci perseguitano, che ci seguono. Io credo che sicuramente mio figlio è nato, già era un bambino molto introverso, molto difficile, molto chiuso, quindi era difficile da raggiungere, era predisposto. E poi, come ti dicevo prima, c'è stato questo matrimonio infelice che sicuramente ha creato degli squilibri e non sono stata capace di creargli un riferimento maschile, virile, importantissimo per la crescita di un ragazzo che poi lo facesse diventare più adulto e più responsabile. Beh, questo è un po' un fare una piccola domanda, prendi. Perché molto spesso mi sono chiesta per i miei due bambini, sì, cosa avrei fatto, cosa dovrei fare prima o dopo, quando lo dovrei fare per evitare questo problema, perché è l'unica cosa che mi preoccupa, non mi preoccupa non che non vadano modo a scuola, non sì mi preoccupa che non, questo mi preoccupa molto, ma c'è una frase, c'è un ragionamento che può essere spiegare, tu dici? Sì, non c'è, non ci sono certezze, Lori. Non c'è. Cioè io non, una non frase, ci sono, una ci sono, parola. C'è la speranza, perché secondo me i figli nascono e hanno già, secondo me, un percorso definito. E io non mi sento di trasmettere nessuna certezza, nessuna frase. Cioè, guarda, c'è un maestro Zen. Però l'informazione è quello che dicevo nella scuola. Spiegazioni. Senti, un maestro Zen diceva che educare è come tenere la corda di un aquilone. Se tiri troppo, troppo poco, l'aquilone cade. Cioè, noi dobbiamo intanto tenere la nostra corda in mano, perché non possiamo insegnare a vivere. Cioè, un figlio, sì, possiamo dare dei buoni esempi per quanto possiamo, per quanto siamo, possiamo essere dei modelli più o meno negativi, possiamo insegnare ad avere rispetto per le istituzioni, se vogliamo, o no, dipende dalle famiglie. Però non può insegnare a vivere a nessuno. Se una persona decide di morire, come diceva prima Barbara, è un libero arbitrio anche questo. Guarda che il tossicodipendente ha un sogno, dicevo, di immortalità, che è paradossale, è paradossale, ma è così. Cioè tu per la paura di morire ti uccidi. Il bambino, fin quanto è piccolo, coabita l'evento, il bambino non sa
Il bambino non sa cos'è la morte, per cui è sereno, vive il presente. Io dico sempre che la mente mente, perché ci promette un giorno migliore, un giorno sempre migliore, ma non è così. Noi il giorno innocente, l'unico che abbiamo è oggi, adesso, siamo qua. In questo momento. È questo momento. Ecco. Non ci sono regole, Lori, purtroppo. C'è la regola del buon senso, non del senso comune, che è diverso. Tu poi, Barbara, aiutami. Nel fato, hai detto, no? In una sorta di destino che già ha stabilito. Nelle circostanze, più che fatto, nel momento, sì. Però, per esempio, ti dico, guarda, tuo figlio è così perché tu sei così. No. Ecco, vedrai, no. Cioè io ce l'ho tutte queste, vedrai, guarda, ecco, vedrai cosa sarà sicuramente perché tu... No. È vero, secondo me uno se è un omicida ce l'ha già dentro un po', poi certi casi, ma sono molto rari i casi dove, è come uno, se è gay, secondo me ci sono rari casi dove veramente la vita ti influenza e ti fa diventare o assassino, ma nella maggioranza dei casi penso che sia... ci sia una genetica, ci sia qualcosa dentro il DNA. Una predisposizione già marcata. Però sì, non è sempre, ci sono delle circostanze... Ecco, Gabriella, tu hai detto, succedono cose nella vita che non hanno risposte. No, come una già non l'ho data Lori adesso, infatti. Ecco, voglio dire... piacere per le mie orecchie. Che cosa? Non risposte, non ce le ho. Non è come dire, e lo chiederemo alla nostra saggia, un cammino obbligatorio quello di cercare le risposte alle cose che succedono nella nostra vita, non solo perché non possano ripetersi, ma perché... la nostra vita abbia un senso, accettare l'insensato e non dare più un senso alla propria vita, o forse esagero dicendo ma questo vedi, per voi. Io penso per esempio che Dio ha più bisogno a lui di noi che noi di lui, per esempio. Devi avere un rapporto molto particolare, devo dire, con lassù. Io non lo so, io prendo questa vita che mi è stata data, la mia storia, con molto fatalismo, devo ammetterlo, ed è molto consolatorio, perché se devo pensare che tutto ciò che mi succede, mi è successo, è perché io ho sbagliato, è perché io ho delle colpe, e sicuramente le avrò, quindi accetto di tutto, la condanna. Abbiamo senso di colpa e più senso della colpa, ma perché ecco, a forza di senso di colpa ci dimentichiamo che esiste la colpa veramente. Noi ma è intenzionale, la colpa è intenzionale. O come diceva prima Caterina... Abbiamo detto prima che abbiamo cercato di ragionare sulla colpa, dicendo la colpa secondo me è qualcosa che si desidera fare, e cioè fare del male volontariamente, sì, deliberatamente. L'errore è non umano. È una colpa. Non siamo dei, non siamo, siamo esseri umani. Io penso anche che molta gente, la maggior parte della gente, non so se posso usare questo perché sto usando un po', vive per autodistruggersi. Perché è delusa dalla società, cioè la maggior dal parte mondo, di perché mondo è deluso da per se stesso, perché per non ha passioni, perché non ha... Perché la distruzione è più facile della creazione, chiaramente, voglio dire, è più facile odiare che amare, è meno faticoso. Una città, per erigerla ci vuole sempre dipende, tempo, però. O anche con le bombe. Allora, torniamo a te, Barbara. Hai due figli, ecco, hai affrontato con loro il problema droga, tanto anche per continuare il discorso di Lori, che si preoccupa chiedendo a se stessa che cosa bisogna fare, come bisogna fare. Cosa hai detto loro? Io niente, cioè nel senso che ho detto quello che dico qua, voglio dire, non ho detto nulla di differente, non ho mai pensato di convocare i miei figli al tribunale domestico perché non si drogassero, capirai, io non li conosco i miei figli, cioè voglio dire, gli voglio molto bene, però, e chi li conosce? Veramente, io guarda, raccontavo a Elena, tua redattrice, che tempo fa, 2 anni fa, la prima volta e l'unica che ho visto mio figlio com'è nella vita, perché si è dimenticato di me. È venuta una mia amica serba che gli piaceva moltissimo e lui ha cominciato a parlare, dimenticandosi per un istante della mamma. Io ho sbalordito, ho detto, ma chi è questo? E ho cominciato a vedere veramente cos'era, mai più, e so che non accadrà più, voglio dire, perché ci vogliamo un gran bene, ma è sempre una storia, guardi e ladri. Io sono la mamma, e poi fa bene a non confidarsi con me, perché io sono una rompicoglione, scusate il termine. Io purtroppo ho questo ruolo della mamma, sono un mostro. Voglio dire, capisco che non possa avere confidenza con me, né io veramente con lui, voglio dire. L'altra figlia è diversa perché mia madre, voglio dire, allora lì si è per fortuna trovato. Si sono invertiti. Sì, ma
voglio dire, che fai a parlare? Va bene, di però dico, non di si sente altro che parlare, sì, di. Ma io non le dialogo. Ho mai messi in guardia contro niente, voglio dire, nel senso che secondo me, non lo so, che mi metti in guardia di che cosa? Poi. Il metti in guardia di che cosa? Voglio dire, quando poi magari la sera ti bevi mezzo litro, hai capito? Che gli vai a dire anche un po' ebro. Sapete, ragazzi, no? No. No, no, io sono teme, voglio dire, bevo solo ragione. Per ubriacarmi quando esco, no, questo vorrei dire, non è che non è il mio vizio. Allora, però, parliamo, insomma, di dialogo, Barbara. Mi fanno paura, cioè, mi fanno, nel senso, mi mettono soggezione. Ti senti, sì, guardata, ti senti giudicata. No, giudica, mi mettono soggezione perché sono due adorabili sconosciuti. Forse e non sempre adorabili. Il dialogo, parliamo di dialogo. Non c'è. Ecco. È una balla moderna. Allora, è un'invenzione gigantesca. Non, il dialogo non si fa per me. Che parlare di dialogo fra genitori e figli. Si chiacchiera, fra perché moglie, il nostro il tempo della chiacchiera. Parliamo meno e facciamo più fatti. Secondo me, in casa, il dialogo vero è farsi del bene. Il dialogo vero è aiutarsi. Relazione. Il dialogo vero è l'azione. Ma di che parli? Appunto, anche perché io so che c'è un codice diverso fra me e mio figlio. Non ci possiamo parlare veramente. Lui parla sempre con sua madre, io con mio figlio. Parlare. Io non ci credo nel dialogo. Credo sia una balla moderna e penso che il nostro. Il nostro mondo affonderà nella stoltezza e nella chiacchiera. Nella palude della chiacchiera. Nella palude perché non. Mentre stiamo chiacchierando, accidenti, zappa sui piedi. Però senti, le droghe, oltre ad attrarre i giovani, purtroppo, attraggono pure i vecchi. No, hanno incantato poeti, scrittori, sì, artisti, certo, di ogni tempo. Sì. Ecco, tu hai mai subito questa fascinazione? Sei mai stata incuriosita? Molto, 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 anche perché quando ero ragazza io si faceva, era molto ideologico, voglio dire, si affettava moltissimo di farlo come allargamento della percezione, come, anche se poi ci si drogava banalmente, voglio dire, però, cioè, non c'erano le cose brutte. Io rimpiango veramente quando Dio era l'oppio dei popoli, la religione era l'oppio dei popoli, perché era meglio il crack, cioè allora non c'era il crack, non c'era l'ecstasy, non c'erano queste cose, però comunque insieme alle droghe, diciamo, leggere, hashish e marijuana, c'erano anche, c'era anche delle botte micidiali come l'acido, però sai, lì quando vai a sommuovere, io l'ho fatto una volta, però non lo fai due, se, nel senso, non sei molto coraggioso o veramente molto portato, per il fatto che quando vai a sommuovere il terribile inconscio, le terribili forze che sono dentro di te, devi essere un dio per fare un viaggio tranquillo. Di solito appena dai la stura ti capitano dei mostri che non tieni a bada. Ecco, voglio dire, comunque c'è una grandissima tradizione di artisti drogati, che è quasi, diciamo che è inutile, perché l'arte di per sé dovrebbe essere già una tale allucinazione, travolgimento di tutto, sì. Ma ecco, la letteratura e l'arte in generale sono sempre molto andati d'accordo, sia con la droga che col suicidio. Sono, senti, molto, nella musica, ma non saluto tanto Rainbow Connect. Nella musica, abbiamo dimenticato la musica. Abbiamo dimenticato, certamente. Però cosa, no, succede? L'arte, l'arte, l'arte che comprende tutti, voglio accade? Dire. Sono sul palcoscenico e vengono, sì, però lì non davanti a tutti perché hanno un collare. Ecco, io vorrei citare Sgarbi, sì, che diceva a proposito di droga che è l'unica antidroga è l'arte. È l'arte. E tu invece, Barbara, hai detto, sarà pure vero, ma secondo me l'unico antidroga è l'amore. Allora, di che tipo di amore parliamo? Io non ho detto questo. Non hai detto questo? No, no, peccato. No, io sono d'accordo. Mi era piaciuto. Ti dirò, qualche anno fa, grazie, no, no, qualche anno fa, quando io seguivo con molta passione quello che faceva Sgarbi, prima che si appassionasse ad una parte politica che io aborrisco, e disse questa cosa molto importante, disse, i ragazzi si drogano perché sono ignoranti, perché non sanno come si gode. Perché? Perché per noia, per vuoto, e invece se, dice, mi voglio sballare, ma che ti sbagli a fare, sei già così sballato, voglio dire, anzi, piuttosto assumi dei contenuti, nel senso che conoscendo una passione più forte, più duratura e più sconvolgente come l'arte, probabilmente non si andrebbe a questa mutua dell'immaginazione che è la droga come sostituzione, perché il punto è la droga come sostituzione della vita. Poi oggi tutto ci porta a immaginare di vivere invece che a vivere, cioè alla vita virtuale, insomma. Mm-hmm. Infatti quando raccontava la signora Marazzi del figlio, quando è che lui si è allontanato da questo nulla? Si è allontanato quando ha riconosciuto la vita attraverso una ragazza, si è ricordato che esisteva la vita. Certo. Ecco. No, certo che l'amore è un grande antidroga, voglio dire, però un amore anche non basta, voglio dire, ci vogliono i contenuti, ci vogliono le passioni. Allora, io vorrei, i mistici curano il male dello spirito facendo. Ecco, ascolta, io vorrei citare un autore che amo moltissimo, che si chiama Deepak Chopra, e che afferma, fra tanti libri straordinari suoi, che l'amore guarisce. Però nel percorso di Chopra c'è un cammino spirituale che è strettamente legato all'amore.
Ecco, allora io mi chiedo, abbiamo perso questo contatto con il divino? Abbiamo perso la nostra capacità di andare in profondità dentro di noi e di essere capaci di amare, perché quello di cui si sente parlare non credo che sia amore. La nostra civiltà ci sospinge a questo, noi siamo tutti permeati di un cinismo e di una volgarità repellente che va contro di noi, che è come la droga, appunto, nel senso che ti illude. Poi ognuno, per conto proprio, può cercare di recuperare, di essere tutto lui un vecchio mondo, un mondo possibile, un mondo... Ecco, hai detto tu il contatto con il divino. Ecco, il contatto con il divino, dice appunto William Blake, e gli uomini dimenticarono che ogni deità era nel cuore dell'uomo. Ecco, riprendiamocela appunto. E sta a noi perché non siamo trascinati da un gorgo nel quale non si possa aggrapparsi a un ramoscello e, se vogliamo, per così dire, e tra virgolette, salvarci. Salvarci. Allora, facciamo entrare la nostra saggia, che avrà sicuramente molto da dirci. Maria Rita Parsi. Prego, Maria Rita. Mamma, che librone. Che librone. Ti accomodi al posto mio e io passo di là. Bene. No? No? Se, ah sì, se riesci a passare qua o fai il giro. Faccio un giro. Sì, fai il giro. Farò una sorta di passerella. Una passerella. Allora, suppongo che tu hai scritto qualcosa. Tutto questo libro. Immagino. Ecco, scrivere può essere una droga per me. Sì. Cioè, ecco, quella è una forma sicuramente di benessere che mi do. Questo librone ho scritto tantissime pagine. Non so se uno poteva occuparne tante di potevi pagine, fare quello che proprio volevi. Talmente detto delle cose importanti. Allora, cosa ti ha colpito maggiormente? Anzitutto mi ha colpito la condizione dietro di star lì. E mi è venuto in mente che il saggio, almeno avete parlato parecchie volte di storielline zen, di detti zen, vorrei dire che ce n'è uno che, se ben ricordo, dice che il saggio è colui che sa ascoltare se stesso, sa ascoltare gli altri, senza giudicare e sperando. E quindi io ho fatto esattamente questo, ho cercato di ascoltare quello che provavo, di ascoltarvi e l'ho fatto hai sperando. Hai sperato. E allora, se mi permettete di dire una cosa subito, sì. Perché questa è la cosa finale, le altre non so se me le ricorderò, ma questa mi è piaciuta molto, perché c'è stata una domanda precisa, ma come si fa, ma cosa accade, ma c'è la predisposizione, ma c'è l'intervento, ma c'è il destino. Allora io ho fatto piccola saggia impegnata, mi aspetto quello che dirà la mia adorata Barbara, ho fatto dei punti. E mi è venuto in mente che c'è la parte della predisposizione, sì. Perché siamo un laboratorio biochimico, produciamo. Certo. C'è l'ossitocina che è l'ormone dell'amore, c'è la feniletelammina che è l'idea spossessante per cui produci, no? C'è l'ambiente intorno che, col quale interagisci, per cui voglio dire, da come vieni concepito, da come sei accettato, da quello che c'hai intorno, hai anche tutta una serie di interazioni che producono delle sostanze, tante volte addirittura ci sono delle autodroghe, ci sono delle persone che scelgono delle situazioni terrificanti nelle quali si ributtano a capofitto per riavere le stesse sensazioni. È vero che non si drogano, però è vero che quelle situazioni che loro ripropongono sono le droghe che si danno, senza per questo farsi un acido o farsi una... Certo. Quindi sono viaggi anche quelli. Poi c'è il destino, che è qualcosa, come diceva prima Lori, giustamente, che col quale tu nasci, c'è anche, oltre alla predisposizione, all'ambiente, c'è anche quella parte di te che comunque ha un suo, come dire, un suo cammino da svolgere, poiché nasce. Poi direi che c'è l'amore e l'educazione, permettetemi di dirlo, e non vorrei mandare l'educazione in un secondo luogo, perché secondo me chi ruba il futuro ai giovani, chi ce l'ha rubato anche a noi, è anche tutta una serie di pregiudizi e di incompetenze sulle quali dovremmo veramente porre un veto. Perché anche l'incompetenza non significa che tu ti devi andare a leggere i manuali per fare il genitore, ma che tu devi ricercare te stesso, darti gli strumenti più che puoi, fare le giuste alleanze, fare quello che puoi, perché crescendoti, ricercandoti, trovandoti, puoi dare veramente un contributo reale. I ragazzi hanno bisogno di una persona vera, di un genitore che è anche un compagno di viaggio, che non significa un compagno di giochi. No. E quindi secondo me, allora qui si arriva al momento finale, direi che chi ruba il futuro, chi ci ha rubato anche il futuro, sono anche proprio questo non prendere in considerazione che invece possiamo allearci con tutte le cose che il mondo ha scoperto rispetto all'educazione, rispetto alla scienza, cioè che possiamo fare delle cose insieme. Ultimissima cosa, mi sembra importante anche farle insieme le cose, perché anche questo stare insieme a dialogare con opinioni completamente diverse,
E poter travasare l'esperienza dell'uno nell'esperienza dell'altro è una grande acquisizione. Secondo me, per quello che mi riguarda, non esistono peccati, esistono soltanto esperienze. Esistono esperienze sbagli oppure esperienze riuscite, perché riuscite, no? Cose fortunate, cose sfortunatissime. Certo. E questo è un bagaglio che dobbiamo anche portarci con orgoglio, non certo. Con un senso di colpa, tanto per tornare alla colpa. Senti, tu hai lavorato a lungo con la realtà della droga, un po' di tempo fa. Ecco, quali tecniche hai sperimentato che si sono rivelate molto utili? Allora, io le prime esperienze che ho fatto le ho fatte nella periferia della città di Roma, una periferia che spero verrà riportata all'attenzione, scusate se faccio un piccolo, proprio, spero che proprio Roma diventerà di nuovo quel laboratorio di creatività, di esperienze che la periferia romana era 20-25 sì. anni fa, dove veramente c'erano questi laboratori creativi con i quali si combatteva proprio questo discorso che era la droga. La droga, se permettete, è stato uno strumento molto utile, scusate il discorso politico, perché un po' di politica qui non l'abbiamo messa nei punti, ma ci andrebbe. Ci sono delle rivoluzioni che sono state bloccate grazie alla droga e altre che se ne sono fatte, pensiamo ai talibani, grazie alle sponsorizzazioni della droga. Cioè, per esempio, penso al Messico, penso agli studenti di Città del Messico che avevano tentato una ribellione soffocata nel sangue e che poi sono stati annientati come possibilità politica dal fatto che comunque la droga veniva distribuita, certo, affinché ci fosse una possibilità di non pensare. Allora quello che noi attivammo a quel tempo e quello che ancora io credo era attivare il pensiero, il dialogo che ha ragione Barbara, parte esclusiva, dialogo è il fare insieme, il mito vero di tutti i miti è il fare. Allora credo che laboratorio creativo significa dare degli strumenti, dare dei mezzi espressivi, dare l'arte. Per esempio, trasmettere questo, una passione, esattamente, quello è un discorso, cioè, sì. Solo quella passione ti riempie il cervello e ti permette di non dipendere. Poi vorrei ricordare che la droga è una maniera comunque di essere protagonisti al negativo, cioè che questa società ha dato un grido d'aiuto, tu dici. No, no, come, io direi che sì, il grido d'aiuto, il grido d'aiuto era quello d'aiuto che lanciavano. Lo lanciano loro, però sì. La pubblicità che è stata fatta dell'anoressia. Esattamente, cioè esatto. Voglio dire, era un dolore e una richiesta di aiuto, è diventata una modalità di comunicare che è stata esaltata a livello di comunicazione in generale, cioè tu hai avuto proprio chi ha detto, ma sai che ti dico, il drogato mi piace, cioè non è il tuo rifiuto del cibo, di sofferenza incredibile, capito, che un tempo non veniva chiamata anoressia, quando io avevo 14 anni e non mangiavo, proprio non mangiavo, nessuno ha mai detto, Margherita sei anoressica. La battuta era, come sei magra, non mangi, mangerai domani, non mangi oggi, anzi adesso ti lascio le cose di ieri e dell'altro ieri, così dopo tre giorni se mangerai. Quindi che cosa è successo? Che anche individuare dei problemi è servito da una parte a circoscriverli e a prendere coscienza, dall'altro li ha portati all'evidenza e la pubblicità che ne è stata fatta tante volte è stata perfino dannosa perché ha creato dei modelli, degli stili di comunicazione. Quello che dobbiamo oggi fare è educare più possibile noi stessi e i giovani. È quello che esattamente, dicevo, forse, ma deve partire da prima, però adesso secondo me si inizia troppo tardi, cioè in televisione o comunque a scuola o comunque i primi insegnanti, cioè bisogna istruire prima, poi ognuno sceglie quello che vuole, è libero, però mia madre non mi ha mai detto nulla e questo è sbagliatissimo, non mi ha neanche spiegato che ti viene il tuo periodo, voglio dire, si devono dire le cose, bisogna spiegarle, poi dopo ognuno sceglie, però ci vuole più educazione. Sai Lori cosa mi dissero a proposito della parola, innanzitutto quando ero ragazza io la parola non si poteva nemmeno dire, maestro, figurati, menarca, ma chi lo avrebbe citato? Fiori mensili. Oggi fiori mensili che non potevi toccare, mi ricordo non si toccavano i fiori perché appassivano, cioè, oggi abbiamo le pubblicità degli assorbenti tranquillamente e mi ricordo non solo di quelli ovviamente, quanto mi fa schifo quella pubblicità. Beh, questo non era. Con le ali. Io mi vergogno quando vedo quelle cose. Io ti dico che mi vergognai quando la tata mi rispose, perché io terrorizzatissima, l'unica persona che trovai fu la tata, gli chiesi che mi succede, avevo 10 anni, quindi è un'età molto poco, bambina. Perché tu sei indemoniata. Sì. No, mi disse una cosa terribile, mi disse, questa è la ferita del costato del Signore, fa sentire, che si apre nel corpo delle donne, per far capire loro che devono stare lontano dagli uomini. Che
Scusa, chi ti ha detto la tata, questo? La domestica. La tua... E io ho detto, ma tata, non siamo a Quaresima. Dice, non ti preoccupare, la Quaresima viene ogni mese. Beh, una magnifica invenzione spagnolesca, però, c'è tutta la cattiveria del cattolicismo. Un terribile di come può essere magnifica, Barbara, ma cosa artisticamente dici? Magnifica. Artisticamente, no, scusa, se la vedevo già. È terrificante. Terrificante. Fiamminga. Ecco, Maria Rita, parliamo dei tuoi momenti difficili, perché sì, noi vogliamo la tua saggezza, ma anche una testimonianza personale. Dico, allora. Tu, che insegni, tu che curi, tu che aiuti, tu che ascolti. Invece, quali sono stati i tuoi momenti più difficili e come li hai superati tu? Allora, io insegno e vengo educata regolarmente dalle persone che curo e che mi curano. E non c'è un momento della mia vita che non sia stato caratterizzato da passaggi di crisi in crisi. Sono passata con coscienza e consapevolezza e credo sempre più utilizzando la sofferenza come una luce. Questo almeno credo, ecco, se credo di aver fatto qualcosa di buono, al di là del Dio che non giudica, perché Dio non, il Dio, se c'è un Dio, non è come lo descrivono gli uomini. Tua mamma. Non è possibile. Quindi io credo non che giudicare. No, ma non solo, ma poi perché giudicare, cioè la grande forza che mi ha dato l'analisi, che ho cominciato quando ero ragazza, è stata proprio quella di educarmi a non giudicare. Non giudicare. Ma proprio mai, non solo, a mettermi nella condizione di contenimento e anche di rispetto per gli errori che posso aver fatto. E poi, una volta che ne ho preso coscienza, avere la forza di chiedere scusa, ma soprattutto però avere il coraggio di restituire agli altri la loro responsabilità. Perché ricorda che un atteggiamento di troppa subalternità rispetto a chi ti accusa inibisce anche la possibilità di dire no, scusami, questa parte me la prendo io, ma prenditi anche la tua di parte, che ti compete, perché esiste una responsabilità individuale e tutti insieme dobbiamo assumercela. Certo, è ora di finirla col gioco, certo, delle colpe, sì, perché il gioco delle colpe è la continuazione della famiglia che uccide. Certo. E allora, per evitare le famiglie che uccidono, e ne abbiamo viste tante, cerchiamo di operare insieme per analizzare. Allora io voglio dire, non mi sento saggia affatto, mi sento perennemente in viaggio, mi sento disposta all'assoluta umiltà tutti i giorni. Ti dico che per fortuna non sento più le mie esperienze come peccati, ma come esperienze, e un po' di paura ce l'ho, ma per esempio adesso sento meno paura, cioè una cosa che mi guida spesso è la paura, poi ci sono dei momenti che quando parlo, quando faccio insieme le cose, ho meno paura. Ecco, i momenti più difficili invece quali sono stati lungo il tuo percorso, quelli che sono stati più difficili da superare, allora, che ti hanno costato più fatica? Beh, quando ero bambina l'infanzia era veramente molto, molto difficile. Hai avuto un'infanzia difficile? Sì, perché, ma non perché ci fossero dei genitori cattivi, eccetera, ma perché c'erano delle sofferenze, come diceva prima. Chi l'ha avuto facile, alzi la mano. Appunto, infatti. E poi voglio dire, c'era una situazione comunque, per esempio, di genitori che lavoravano moltissimo, che erano impegnati a fare il possibile per noi a livello di beni materiali, e quindi erano genitori che spesso comunque potevano non esserci, poi c'era una severità educativa terribile. E, i momenti peggiori sono stati, io credo, momenti nei quali mi sono misurata con il dolore che avevo dentro, con le paure che avevo dentro. Io ho avuto dei traumi dei quali non parlerò per rispetto non mio, insomma, per non. E dei traumi che erano nell'infanzia e nell'adolescenza, che poi, man mano che sono cresciuta, si sono manifestati allorquando nelle storie affettive, nei rapporti di lavoro, eccetera. Io ho scoperto proprio la sofferenza che provavo. Soprattutto c'era una cosa che io tuttora non sopporto, e che è un meccanismo di subalternità al potere. Per me la conquista di un potere personale, Barbara ne sa qualcosa. No, perché proprio sei stata un'alleata contro la subalternità al potere. Sì, sì, sì. Cioè, ed è una persona che ho sempre sentita in questo modo. Grazie. Senti, Marietta, hai detto ogni crisi è una fortuna per le persone che la vivono, perché è un'occasione di crescita. Io sono abbastanza d'accordo, però non va sempre a finire bene. No, anzi. Ecco, e allora bisogna anche metterlo questo paletto, attenzione. Sì, è vero. Non è vero che va sempre a finire bene. No, di più. E non è vero sempre che si tratta di crisi di crescita. Tante esatto. Volte si può trattare di una crisi. Una regressione. Esattamente, di riproporre un vecchio meccanismo. Te l'ho detto, le droghe. Visto che parliamo anche di droghe. Ti ridroghi con la stessa situazione, riprovi vecchie cose. Tanto è un circuito che conosci. Quella non è una crisi di crescita per cambiare. Quello è un gioco al massacro, un genere massacro, per tornare indietro e rifarti il tuo percorso che conosci. Perché crescita significa crisi, significa anche cambiamento, significa sperimentare nuovi modelli, significa prendere coscienza della propria responsabilità individuale per creare altre possibilità. Quindi
credo questo. Io vorrei dire questo, quello che stiamo dicendo mi sembra abbastanza giusto, quello che hai appena affermato mi sembra la strada giusta, ma non siamo tutti uguali, c'è una profonda differenza di consapevolezza che fa la differenza fra tutti noi gli esseri. E allora non si può chiedere a chi non ha una consapevolezza abbastanza sviluppata di poterci affiancare. Io mi metto in quelli che ce l'hanno presuntuosamente, però voglio dire, e lì nasce per forza il conflitto, nasce per forza la violenza, nasce per forza l'incomprensione. Hai ragione. Allora saggia, rispondimi, come fai? Diceva la mia nonna. Hai bisogno di dire perché ne manca un pezzo. Guarda, ecco, questa è una risposta saggia.